is the meeting in Palazzo Vecchio, a special thanks to Mr. Mayor Dario Nardella and all the city of Florence. Con l'amico Bibi Netanyahu stavamo ricordando che questa è la quarta volta che ci vediamo in pochi mesi, e per me è davvero un grandissimo piacere poter accoglierti oggi, Bibi, qui a Firenze, anche perché questo incontro, dopo la tua visita di questi giorni, consente di toccare con mano la profondità, la sostanza, la bellezza del rapporto tra Italia e Israele, sul quale avevamo già avuto modo di discutere a lungo nel colloquio di Gerusalemme. Prego, please, the translation. Can you hear me? With my friend Bibi Netanyahu, we were just talking about how it's a good thing that we've been meeting so often, and this is the fourth time that we've been meeting in just a couple of months. It is with great pleasure that I wish to welcome him here to Florence, because this is a moment which allows us to touch and understand the depth and substance of the relationship existing between Italy and Israel, which we have had a way of discussing at length during our colloquium last July in Jerusalem. La cooperazione tra Italia e Israele non è soltanto a livello di governi, non è soltanto a livello diplomatico, è innanzitutto una cooperazione di amicizia e tocca in profondità l'identità di ciò che siamo. Ho avuto modo di poterla toccare con mano durante la visita all'Università di Tel Aviv, scienza, energia, istruzione, educazione, cultura, e credo che oggi questa visita di Bibi e di Sara Netanyahu, prima a Milano e poi a Firenze, possano loro permettere di verificare anche quanto di bello c'è da parte italiana. The cooperation between our countries is not only a cooperation between governments, it goes much farther and it touches our two societies. And it is this contact between different sectors, as I have been able to see personally during my visit to the University of Tel Aviv, it's a contact in the fields of science, energy, instruction, culture, and in this visit that Bibi and Sara have had these past few days to Milan and Florence, I think that they've been able to verify exactly how profound this tie is. Ci unisce l'essere figli di una grande storia culturale, ci unisce una forte comunanza di valori, innanzitutto per assicurare il mantenimento della pace, della stabilità, della lotta contro il terrorismo e contro tutte le forme di barbarie. E questo vale in particolar modo nel nostro Mediterraneo e nel Medio Oriente, in un momento di grandi divisioni, come stiamo verificando, e in un momento però in cui a maggior ragione c'è bisogno dell'impegno di tutti, e l'Italia è al fianco di Israele contro il terrorismo e per riportare la pace in tutta la regione. We are greatly united because we are both children, sons of a great and huge heritage, a heritage of great culture. And we are also brought together by common values. First of all, the fact that we want to ensure peace and stability, especially in the fight against terrorism and all barbarian acts. We are fighting for peace and for stability at a time when, in the Mediterranean and in the Middle East, there are great signs of division and of the drama of war and all that which can ensue. Ho avuto l'onore qualche settimana fa di portare la voce del governo italiano alla Knesset e ho rappresentato tutto il sentimento di vicinanza, amicizia, stima e incrollabile solidarietà che caratterizza i nostri paesi. Vorrei che oggi qui, in una città che ha fatto della bellezza e della cultura la propria ragion d'essere, questo messaggio fosse ancora più rafforzato. I have recently been to the Knesset and I was able to talk about how close we are, how great our friendship is, the great respect that we have for each other and also the solidarity amongst our two countries. And here today in this city which has devoted itself especially to beauty and culture, I think this is something which we wish to stress once again. Infine ringrazio Sara e Bibi Netanyahu per aver onorato con la loro presenza Expo che hanno visitato nella giornata di ieri l'altro,
credo che il tema nutrire il pianeta rispettando l'ambiente e il modo con il quale il padiglione di Israele ha presentato questo tema siano più di ogni parola una testimonianza bellissima delle sfide che ci attendono insieme. I wish to thank Sarah and Bibi Netanyahu for having visited our country and especially for having gone to Milan to see Expo in the past couple of days. I'm glad that they were able to admire the genius of Leonardo da Vinci at the Cenacolo, and I'm especially glad that they visited at length Expo 2015. We think that the theme that Italy chose was very long-sighted, the fact of choosing the idea of feeding the planet, respecting the environment. And the way in which this theme was dealt with by the wonderful pavilion that Israel set up, I think is more than anything we can say. It's a concrete testimonial of the great commitment that our countries have towards generations of the future. And now, dear Bibi, I think we have a little surprise for our meeting, because this building, this palace is very incredible, very gorgeous, but I think the mayor is a very lucky guy to work here. But now we have a little surprise, because the official meeting, meeting between delegation will be in the rooms in which Machiavelli worked. And I think a lot of people believe Machiavelli as a very terrible man, but I think Machiavelli in this moment, in the moment in which we can build the peace and we can come back to hope, could be a little model also for our job. And so thank you so much again. This building is tonight open for the friendship between Israel and Florence, but I think every square, every place in Italy is open for the friendship between Israel and Italy. Thank you so much for your presence. Thank you, my good friend, Prime Minister Matteo Renzi. I want to thank you for the extraordinary hospitality you've shown me and my wife and my delegation. And I have to tell you that your visit to Israel made a great impression. All the people of Israel were moved by your historic speech in the Knesset. I've heard many speeches in the Knesset. Yours was one of the exceptional ones that touched on basic truths that bind our two countries and our common civilization. Equally, I was enormously impressed by my visit to the Milan Expo. It's a testament to the creativity of the people of Italy and to your leadership. And I look forward to discussing with you this evening how we can further expand the cooperation between Israel and Italy in technology, in agriculture, in culture, in science, in fighting terrorism, in security and stability for our world. There's a simple rule that is absolutely critical for the future of our societies. The future belongs to those who innovate. Italy has always been at the forefront of creativity. You only need to stand in this amazing hall next to the paintings of Vasari and the statues of Michelangelo to understand how creative and how powerful Italy has been over the centuries and today. Israel, in turn, is a global hub of technology. And I think that together we can innovate more than separately, both for the benefit of our two peoples, but also for the benefit of other peoples. And specifically, we discussed in Israel, and I hope to we'll continue this tonight, how we can expand our cooperation. I think I have to translate. How we can expand our cooperation in African countries that yearn for our expertise. Please, translate. Grazie.
Grazie al mio grande amico Matteo Renzi per questa straordinaria ospitalità che ha dato sia a me che a mia moglie che alla nostra delegazione. Quando lei è venuto a parlare al nostro Knesset ha fatto veramente una grandissima impressione, una impressione straordinaria. Eravamo tutti commossi dal suo discorso, era sicuro che io al Knesset nella mia vita ne ho sentiti tanti. Era un discorso straordinario, particolarmente sui legami dei nostri due paesi. Sono anche stato molto impressionato dalla mia visita all'Expo di Milano. È veramente stata una testimonianza della creatività italiana e anche del popolo italiano e della sua leadership. Credo che noi possiamo espanderci insieme sia nel settore tecnologico che agricolo che scientifico, e questo ci aiuterà in tutto, non ultimo anche nella comune lotta che dobbiamo fare al terrorismo e nella lotta che dobbiamo fare per incrementare la sicurezza e la stabilità dei nostri paesi. C'è una regola critica per il futuro ed è che chi si guadagna il futuro è colui che si dedica all'innovazione, e in questo l'Italia è sempre stata fantastica, perché ha sempre saputo innovare. Basta pensare alle statue di Michelangelo, basta pensare a tutta la creatività che l'Italia ha dimostrato nei secoli. Possiamo definire l'Italia un global hub della tecnologia, e penso che insieme possiamo fare di più che separatamente, e quindi è questo il mio messaggio, che noi dobbiamo stare insieme per fare di più e collaborare. It's a great pleasure for me to visit you in your hometown of Florence. I think the first time we met, you came as mayor of Florence. And Florence is clearly one of the world's most magnificent cities. It has left an indelible mark on our common civilization. And that civilization today is under threat from militant Islam. The savagery of the Islamic State of ISIS captures the world's attention, and justifiably so. But I believe that a far more serious threat is posed by another Islamic State, the Islamic State of Iran, and specifically its pursuit of nuclear weapons. Let me make clear, Matteo, that Israel doesn't oppose a civilian nuclear program in Iran. We oppose a military nuclear program in Iran. And regrettably, the deal with Iran allows it to keep an expanded and a formidable nuclear infrastructure that is completely unnecessary for civilian nuclear purposes, but is entirely necessary for the production of nuclear weapons. This deal will give Iran, within 13 years, the ability to make as many centrifuges as they want, enrich as much uranium as they want, to whatever level that they want. And this will put the Iranian Islamic State that practices terrorism worldwide, it will put it on the threshold of an entire nuclear arsenal. And well before that, Iran will get hundreds of billions of dollars of sanctions relief and investments to fuel its aggression and terrorism in the Middle East, in North Africa, and beyond that. I think that this will make Iran far richer and far stronger militarily, and it will make it far more difficult to confront its nuclear ambitions in the future. Prime Minister Renzi, Matteo, today your country and all of Europe face a wave of increasing illegal immigration. Thousands upon thousands flee the horrors of militant Islamic terrorism in Libya, across the Middle East, and in Africa. This is a great tragedy and a great challenge. We both want to see greater security in the Mediterranean region and beyond. We are committed to building a better world where our children can enjoy peace and prosperity. And I believe this is what the people of Israel and the people of Italy expect from us both. And this is what we shall discuss
in the spirit of the wonderful and growing friendship between us. I believe we can help each other. I believe we can help Italy and Israel. I believe that together we can help the world. And I want to thank you once again for, well, it's a warm friendship and a warm greeting. I didn't expect it to be this warm, but it is extraordinary, and your city is extraordinary. Thank you. Thank you, Matteo. Thank you all. Thank you. È con grande piacere che sono qui, soprattutto perché sono qui nella sua città natale, nella tua città natale. La prima volta che venni tu eri sindaco e Firenze, devo dire, è proprio una delle città più belle del mondo. Ha lasciato un segno su tutta la nostra civiltà. Questa nostra civiltà, rendiamoci conto che oggi è sotto assedio dallo Stato islamico militante, che vuole appunto catturare il mondo. E c'è anche un'altra minaccia dello Stato islamico dell'Iran. Io mi rendo conto che la civiltà è minacciata, perché l'Iran cerca a scopi non civili, bensì militari, di permettere un aumento delle sue infrastrutture, che non sono necessarie per scopi civili, sono solo necessarie per la produzione militare. E questo è un grande pericolo per gli anni futuri. Questo appunto è un pericolo che ci viene dallo Stato iraniano islamico, che avrà un arsenale enorme che varrà milioni di dollari e che verrà alimentato da milioni di dollari. Questo è un pericolo per tutto il mondo, un pericolo in modo particolare per il Nord Africa, e renderà appunto difficile il rapporto con l'Iran che in questi prossimi anni. Primo Ministro Renzi, Matteo, tu ti devi rendere conto che il mio e il tuo paese possono fare molto. Rendiamoci conto di cosa si sta subendo adesso con l'immigrazione illegale. Migliaia di persone che partono tutti i momenti dalla Libia, dall'Africa del Nord. È una tragedia ed è anche una sfida. Vogliamo vedere un mondo in futuro, il mondo dei nostri bambini, che sia un mondo sicuro, un mondo di pace, un mondo di prosperità. E quindi vogliamo vedere di quello che possiamo fare noi e voi insieme in amicizia, un'amicizia sempre crescente, che credo possa essere di vantaggio sia a noi che a voi, cioè l'un l'altro, ma soprattutto di vantaggio per il mondo intero. Voglio ringraziare ancora una volta per questa bellissima accoglienza, questa accoglienza così calda, non è che pensavo che fosse così calda in assoluto, ma lo è, e grazie a questa città straordinaria.